Bene, oggi ci troviamo qui a Milano a Mad Expo, questa grossa fiera a livello internazionale, la seconda in Europa dopo Stoccarda. Certo. Sul settore del serramento in generale. Un volo pro esterno. Devo dire che innanzitutto complimenti a lei per aver installato questo bellissimo, insomma, stand qui alla Fiera di Milano, proprio al centro, in mezzo a tante aziende che sono leader in Europa. Insomma, portare un'azienda del genere, la Mitina, portarla qui a Milano, nel cuore dell'Europa, di questo settore, insomma, per noi è un grande prestigio, signor Giovanni. Certo, anche per noi è un grande prestigio, anche perché, se devo essere sincero, è stata una bella lotta, un investimento e un po' di paura e tensione ce l'abbiamo avuta, che abbiamo accumulato tanto, anche perché siamo partiti, la decisione è stata presa a giugno, ma siamo operativi da settembre. Per essere qua in questi pochi metri quadrati comunque ci è voluto 4-5 mesi di preparazione forte. Signor Giovanni, io sono 2 giorni che sono qua, ho visto che arriva gente un po' da tutta Europa, anche in inglese, insomma da tutte le parti d'Europa, per sapere questa novità su, diciamo, sugli avvolgibili. Qual è la novità che ha portato la Centro Avvolgibile Calabrese in questo caso? Diciamo che noi come novità avvolgibili non ne abbiamo portato, anche perché noi ci stiamo specializzando sempre di più sul settore monoblocco. Monoblocco perché siamo attenti al risparmio energetico e ci occupiamo della riqualificazione del foro finestra e del foro finestra sul nuovo. Quindi l'azienda si chiama Centro Avvolgibili, tutti ci conoscono per Avvolgibili, però l'azienda, il suo brand principale si sta trasferendo tutta sul monoblocco. Per chi a casa non è del settore, che cos'è il monoblocco? Il monoblocco, come dicevo poco fa, è un sistema che va a riqualificare diciamo, come posso dirle per far capire il nostro popolo da casa, e per facilitare tutte le opere al muratore, al falegname o al serramentista, di qualunque genere si va a montare il serramento, loro arrivano, noi montiamo il monoblocco, loro vanno solo a installare il serramento. Quindi con questa riqualificazione noi abbattiamo tutti i ponti termici. In poche parole, ci occupiamo del punto, del nodo primario del serramento alla fine. Quali sono i materiali che si usano per un monoblocco? L'avanguardia in questo caso. Noi utilizziamo i materiali del cappotto, perché secondo noi il cappotto di una casa va portato anche nel foro finestra, quindi EPS, poi noi utilizziamo una qualità ottima del gruppo Poron, con del multistrato fenolico, profili portentono, corasatura, altri materiali di contorno, ma la base, diciamo, il nodo primario è EPS. Signor Giovanni, stamattina mi sono fatto un po', ieri, un'infarinatura del settore. Sì. Le chiedo scusa, le posso fare domande un po', diciamo, certo, elementari, insomma, no? Ma fino a che misura può realizzare il centro avvolgibile un monoblocco? Ma diciamo che il nostro progetto è iniziato partendo da un monoblocco sartoriale, significa che non è la muratura che si deve adeguare ai nostri prodotti, ma siamo noi che ci adeguiamo alla muratura e soprattutto un po', diciamo, agli architetti che si sbizzarriscono spesso a fare delle strutture particolari. Noi abbiamo realizzato monoblocchi unici per aperture su 2 piani continui, anche 8 metri per 9 di altezza. Ecco, belli grandi. Certo, anche. Poi abbiamo realizzato una villa stile arabo particolare. Infatti, appunto questo, c'è una novità che tutti stanno guardando, gli specialisti del settore. Magari vengo io, non ne capisco, per me è una cosa normale. Però c'è questo tipo di finestra che abbiamo a fianco, che insomma è una novità che è in assoluto. Insomma, qual è la novità in assoluto di questa finestra? Ma la novità in assoluto è che è uno stile che qua in Italia non è conosciuto, perché è uno stile arabo. E poi l'architetto che ha progettato questo, l'architetto Vizza, si è sbizzarrito con dei sistemi di oscuramento particolare, con delle zanzariere motorizzate, con un serramento centinato, e quindi loro cercavano un'azienda che fosse in grado di realizzare un monoblocco del genere. Noi non ne avevamo fatti altri, abbiamo accettato questa sfida e diciamo che siamo partiti proprio dal punto zero e abbiamo portato il lavoro finito, già consegnato da un paio di anni, 3,
comunque tutto funzionale. Questo per dire, noi non abbiamo un limite nella costruzione, perché noi non produciamo un prodotto da uno stampo, ma lo realizziamo sul misura. Quanto è cresciuta la tecnologia sul serramento in questi ultimi anni e come diventa innovativo per quanto riguarda la sua azienda? Quanto è importante e come si apprendono le novità? Il serramento per tanti anni è stato trascurato. Ripeto, noi non ci occupiamo di serramenti, ci occupiamo di monoblocchi, ma come dicevo, il serramento è stato trascurato per un po' di anni. Adesso tutte le aziende si sono adeguate a fare dei prodotti al top o quasi al top, per il risparmio energetico, quindi delle super chiusure per evitare infiltrazioni di acqua, spifferi di aria e quant'altro. A questo però ci ha aiutato a noi a poter fare un buon mercato con questi monoblocchi, perché c'è bisogno di un sistema dove posarle che abbia le stesse o superiori caratteristiche del serramento. E in più abbiamo aggiunto un sistema di VMC, ventilazione meccanica controllata, perché oggi stiamo chiudendo le case, ma forse non avevamo calcolato prima che la casa ha bisogno di respirare e quindi c'è bisogno di un ricambio dell'aria, sia per evitare le muffe e condense, ma la cosa più importante è quella salutare, perché non fa bene certo alla salute respirare sempre la stessa aria. Una cosa che ho notato curiosa in questi due giorni che sono venuto qui in fiera all'Amada Expo, questa grossa fiera che è veramente enorme, diciamo, dove espongono le maggiori aziende europee, ho notato che ci sono delle aziende a livello europeo grosse che vengono qui alla Centro Volgi per vedere questa bomboniera che lei ha realizzato, al di là che è bello d'impatto lo stand, ma poi per la novità che lei porta nel serramento, nel monoblocco. Del monoblocco, sì. E ripeto, noi per questa fiera è stata una bella sfida, un bel punto. Non è facile per un'azienda partecipare a un evento del genere, anche perché ci sono dei costi importantissimi, sia a livello di fiera, stand, allestimento e quant'altro, sia movimentare un'azienda. Cioè noi siamo qua 15 persone dell'azienda. E lei pensa, 15 persone, cosa può costare muoverle, i disagi che crea anche al lavoro, perché mancano 15 persone in azienda. E non mancano solo questa settimana, perché settimana prossima hai il dopo fiera, le cose basilari, e la settimana prima si parlava solo di come sistemare le cose sui camion o come organizzare il trasporto. Quindi è una bella sfida. Sacrifici aziendali, sacrifici familiari, sacrifici di tutto, però alla fine possiamo dire, per quello che ho visto io, insomma, il gioco vale la candela, certo, come si vuol dire, perché io ho visto gente da tutta Europa che veniva qua a conoscere questa piccola realtà e poi scoprire che in Calabria esistono queste realtà, insomma, a noi ci fa certo piacere, insomma, ecco. Noi questo è il quarto giorno e ultimo giorno di questa manifestazione. Devo dire che dal primo giorno, che è iniziato mercoledì 8, fino a ieri abbiamo avuto un afflusso, e il nostro stand fortunatamente è stato sempre pieno. Si può fare un numero di presenze nel suo stand in questo periodo? No, un numero non riesco a farlo perché, come dicevo prima, non ne abbiamo avuto il tempo nemmeno di numerare le presenze, però con grande soddisfazione, ripeto, come dicevo ieri ai miei collaboratori al ristorante ieri sera, è quello che non abbiamo avuto il tempo nemmeno di visitare gli altri stand, quindi la cosa è stata positiva, a prescindere di quello che ne verrà dopo, che sicuramente saranno dei risultati positivi, però avere lo stand pieno è una grandissima soddisfazione. Ricordiamo che come Centro Volgibile è la seconda fiera, la prima, se non erro, sentendo i suoi collaboratori, è stata a Bologna, sì. Adesso questa è più importante ancora, sì, diciamo, a Milano. Più al top, abbiamo fatto altri eventi importanti anche con nostri clienti o con un consorzio legno. In questo anno ne abbiamo fatto circa 6, però eventi piccoli che vengono classificati o incontri con i progettisti o puramente degli open day, incontri con gente proprio del settore. Qua abbiamo voluto dare un po' un effetto diverso sul mercato per far conoscere ancora di più il nostro marchio. Signor Giovanni, lei è uno che è partito proprio da zero, no? Io ormai abbiamo raccontato la sua storia, sì, lo sappiamo tutti quanti, insomma,
Lei immaginava un giorno che sarebbe finito qui nell'Olimpo delle fiere, della Fiera Internazionale con la sua piccola azienda? I sacrifici che ricordiamo a Giuseppe, suo fratello, certo, e tutta la sua famiglia. Devo essere onesto, è il sogno che avevo da sempre, da quando ho iniziato in questo settore 20 anni fa, ormai passati. Quando andavo tutti gli anni alla fiera a Bologna, dicevo chissà se un giorno riusciremo con la nostra azienda ad esporre qua. Ci sono voluti 20 anni, però ci siamo riusciti. Bene, io la ringrazio signor Giovanni per avermi ospitato qua in fiera, anche per noi è una grande soddisfazione, insomma, promuovere un'azienda leader nel settore a livello, insomma, nazionale. Certo. Ci auguriamo ancora grande fiere con la nostra presenza, ci auguriamo, perché veramente devo dire che per noi è una grande soddisfazione. Grazie Giovanni, tu sei il nostro portafortuna e ci ha fatto molto piacere che tu ti sei mosso dalla Calabria e venire qua per farci questo grande onore di essere qua. E ne voglio approfittare un attimo per ringraziare tutti i collaboratori e gli amici che sono qua presenti, che ci stanno sostenendo in questa operazione. Perché poi alla fiera, adesso mandiamo l'immagine del gruppo, però non dimentichiamo quelli che sono giù. Perché ecco qual è la mia premura, ma non dimentichiamo quelli che sono giù, che devo essere sincero, gli ultimi 20 giorni siamo stati un po' pesanti alla parte di direzione da essere sopportati, in quanto eravamo troppo tesi e loro si sono assorbiti un po' tutta questa nostra tensione. Ma questo è passato, domani rientreremo e da lunedì un'altra sfida. La cosa curiosa che c'è stata qui in questo stand del Centro Volgibile è che, diciamo, abbiamo portato questa calabresità veramente in tutta Europa con i prodotti classici che poi io porto sempre a Sanremo, ed è l'anduia e il salame. Insomma, quanti panini ha preparato il nostro Andrea in questi 4 giorni di fiera? Allora, ne abbiamo preparato circa 1200 al giorno. 1200 al giorno, perciò già possiamo immaginare i numeri di presenza in questo stand del centro avvolgibile. Perciò, insomma, che poi Andrea, diciamo, è un progettista, non è che è il suo mestiere, però si diletta a fare, in questo caso, una passione, lo chef della situazione. Noi abbiamo offerto qua in fiera l'anduia riscaldato col panino, perciò è stata molto apprezzata a livello europeo. Apprezzatissima. Ho saputo che tu facevi scappare magari chi non ti era simpatico col piccante, insomma. No, hanno gradito, non sono scappati, ma hanno apprezzato veramente tanto, sia la soppressata che l'anduia. No, perché è successa una cosa strana, gli altri stand, dove ognuno porta un prodotto, diciamo, ecco, il più gettonato di tutta la fiera, parliamo, e sono tantissimi gli stand, approfittavano per venire in questo stand, insomma, ad assaggiare la famosa anduia calabrese. Perciò, oltre al, diciamo, al centro avvolgibile, che portiamo il settore, insomma, dell'avvolgibile in tutto il territorio nazionale. Tutto il territorio nazionale abbiamo prodotto anche in occasione i prodotti tipici calabresi, ed è stato molto apprezzato. Io complimento ad Andrea, perché grazie, stai tagliando salame da 4 giorni. Da 4 giorni. Facciamo un po' di numeri, quanti salami, quanto anduia abbiamo consumato? E abbiamo consumato circa 20 vasetti al giorno di anduia, 1200 calda, riscaldata, 1200 panini. E poi abbiamo consumato circa 15 soppressate al giorno. E poi il prosecco un po' a tutti, no? Diciamo che con il prosecco abbiamo fatto una media di 5 casse al giorno. Insomma, ci abbiamo dato, insomma. Sì, sì, si hanno gradito tutti. C'è un appuntamento fisso alle 12 al nostro stand. Cioè, infatti ieri io mi sono confuso, ho detto ma siamo al ristorante Centro Volgibile o nello stand Centro Volgibile? Però insomma, molto apprezzato da tutti, parliamoci chiaro, veramente. Andrea. Sì, sì. Insomma, sì, un risultato da dipendente, perché ricordiamo che Andrea è un tecnico dell'azienda, è un professionista del settore. Uno che fa progettazioni come te dalla mattina alla sera per il centro avvolgibile, che soddisfazione si prova a vedere i propri prodotti disegnati da te e architettati, insomma, al di là del fatto che noi abbiamo fatto la battuta dello scherzo dello chef, che è la tua passione, per parliamoci chiaro, però da professionista del settore, come, che emozione si prova? Diciamo che è una bella soddisfazione, perché siamo nati con dei controtelai semplici in lamiera, abbiamo sviluppato questo progetto, quindi ci siamo
come dire, documentati e portati al passo con i tempi per quanto riguarda la, diciamo, il sistema energetico per stare in un contesto, diciamo, che adesso sta andando tanto, che è quello del risparmio energetico, e quindi siamo tutti i giorni all'opera nel progettare con nuovi prodotti e nuove tecnologie e sistemi per diciamo, migliorare lo standard delle abitazioni. Quanto studio ci è voluto, Andrea, per arrivare a questi livelli? E grazie a Giovanni Costanzi e a Giuseppe che ti hanno permesso di lavorare proprio in casa tua in Calabria, certo, nel settore che a te piaceva, con progettazioni innovative. E che emozioni si prova vedendo gente che arriva da tutta Europa e apprezzare il tuo prodotto? Allora, noi questo prodotto lo stiamo sviluppando già da circa 4 anni e, come ti dicevo prima, è veramente un piacere, perché tante volte sottovalutano le aziende del sud, e quindi è estremamente soddisfacente, diciamo, vedere la gente che ci viene a cercare, apprezza i nostri prodotti, che in realtà è un sistema, e quindi noi lo progettiamo a misura per tutte le esigenze dei nostri clienti. Quindi è veramente un piacere sia lavorare con l'azienda Costanzo che lavorare anche in questo progetto. Una chicca che è successa in questi giorni, sarà successo qualcosa che ti è rimasto impresso, perché una fiera di queste grosse dimensioni, c'è qualcosa sempre che ti rimane, sia a livello professionale che a livello di cose che possono succedere in una fiera, dei particolari, quello che ti rimarrà poi in mente. Diciamo, come particolare, la cosa bella è che non si sono fermati solo gli italiani, ma abbiamo avuto contatti anche con l'estero, quindi abbiamo avuto visite francesi, spagnole, russe, polacche, che hanno apprezzato tanto sia il nostro progetto che anche la nostra cucina tipica calabrese. Ieri sera siamo stati a cena con tutto lo staff e con tutti gli agenti che rappresentano un po' il centro volgibile e grossa azienda, una cena. Ma devo dire che siete una famiglia, diciamo, no? Certo, questa, diciamo, è una cosa che ci caratterizza come azienda, perché fuori dall'ambito, diciamo, anche lavorativo, è come se siamo... Il dei rapporti umani. Certo, è come se siamo tutti in una famiglia, e quindi si lavora meglio, c'è più collaborazione, quindi per noi il lavoro diventa più semplice. Grazie Andrea. È stato un piacere. Piacere mio. Ci vediamo giù in Calabria. Ciao. Insomma, poi quello che si muove dietro un'azienda sono tante persone, insomma, e un fattore importante sono i venditori, perché se non ci sono i venditori, insomma, l'azienda poi, insomma, qua si vede l'economia. Io vi ho voluto qua alcuni venditori della Centro Volgibile, li presentiamo. Roberto Pettinato. Giuseppe Tino. Saverio Bonaddio. Che al di là di essere ottimi professionisti sono molto simpatici, e se ci siamo anche divertiti. Allora, come portavoce farà Giuseppe tutto quanto, insomma... E voi che poi siete quelli che andate a trovare il cliente, le aziende, un giudizio su questa presenza di Centro Volgibile qua a Milano nelle fiere leader del settore? Diciamo che ultimamente ci stanno sempre più richiedendo dei prodotti molto particolari per l'edilizia, quindi sempre all'avanguardia per quanto riguarda il discorso del risparmio energetico, quindi abbiamo notato che ci sono molto più visitatori degli anni scorsi, quindi siamo sempre qui presenti per dar loro, diciamo, i prodotti che andiamo a immettere nella nostra azienda, no? Quante persone avete incontrato che vuole rispondere in questi 4 giorni di fiera? Perché vi ho visto impegnatissimi, arrivavate la sera stravolti e stanchi. Fortunatamente abbiamo avuto una grossa affluenza di visitatori. Speriamo di, nel dopo fiera, di riuscire a portarli tutti. Concretizzare tutto poi. Certo, certo. Speriamo bene. Insomma, bella soddisfazione, ma quando si rappresenta un'azienda, la domanda che voglio fare, qual è la soddisfazione di un venditore, specialmente in una fiera leader del settore a livello europeo? Cioè l'entusiasmo, la soddisfazione proprio del venditore, quello che poi deve far vedere il prodotto al cliente. La soddisfazione è il fatto che magari il cliente vede, apprezza, e che tu sei molto chiaro, gli fai capire quello che è, e soprattutto l'idea che porta avanti la Centro Volgibile. Quindi la qualità del materiale, è quello chiaro, che si dà. È sottintesa la qualità, se siamo qui è perché siamo con la qualità
intorno a noi ci sono le multinazionali, ma noi ci difendiamo bene, facciamo un buon prodotto e facciamo un buon lavoro. Okay, poi ho notato una cosa, che noi siamo circondati dalle multinazionali e poi c'è questa azienda piccolina, possiamo dirlo, che si trova proprio nel cuore della fiera, sembra l'ombelico della fiera. Sì, è vero. Ti dà perché poi è un bell'impatto, eh? Sicuramente. Abbiamo notato che comunque ci sono anche dei visitatori che vengono dall'estero, quindi anche perché abbiamo dovuto comunque assoldare, come si suol dire, una ragazza che parlasse inglese, perché noi, oltre al dialetto calabrese e all'italiano, non ci possiamo muovere, però ci difendiamo. Bene, io vi ringrazio, il reparto vendita. Ringraziamo noi a te e anche per i nostri colleghi che al momento qualcuno sono impegnati. Sono impegnati. Bene, grazie ragazzi, in bocca al lupo e buon lavoro. E qua dal Made Export di Milano è tutto, ci vediamo alla prossima, in bocca al lupo signor Costanzo.